Atto conclusivo in Abruzzo per il premio Cambiamenti 2021, la manifestazione nazionale dedicata alle start-up innovative. L'Università di Teramo ha ospitato la finale regionale della manifestazione giunta al quinto anno di vita, promossa dalla CNA. Quest'anno, grazie alla collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione, la kermesse ha coinvolto una folta platea di giovani nelle vesti di giudici. È un'osmosi molto importante che lega sempre di più la facoltà, gli studenti della facoltà con il mondo del lavoro, rafforzando quella che è cosiddetta terza missione dell'Ateneo e le attività di placement. Formiamo degli studenti che devono avere ben chiaro gli obiettivi professionali e come stanno cambiando in maniera molto significativa gli scenari professionali fuori. La giornata di oggi va a rafforzare questo legame e creare un'opportunità preziosa per gli studenti. C'è qualche startup che l'ha stupita per l'idea? Sì, e questo denota come la formazione e la ricerca all'interno delle università possano rappresentare, attraverso la creazione e la costituzione di start-up, anche delle occasioni importanti professionali e quindi di lavoro. Per quanto riguarda questa iniziativa Premio Cambiamenti, l'Abruzzo ha sempre fatto delle belle figure. Noi siamo la quarta o la quinta regione per partecipanti. E addirittura 2 anni fa, non la scorsa edizione ma quella precedente, abbiamo espresso anche il vincitore di Premio Cambiamenti. Quindi l'Abruzzo è sicuramente attenta ai cambiamenti. Naturalmente i tempi sono difficili ed è difficile fare impresa, la pandemia ha reso tutto molto più complicato, ma ci sono tanti giovani volenterosi che hanno voglia di mettersi in gioco e adesso si sta sviluppando una imprenditoria dove si sta più attenti alle questioni ambientali ma anche alle questioni socio-economiche, quindi si cerca di diffondere benessere e di migliorare la qualità della vita un po' per tutti e credo che sia un elemento veramente importante per l'imprenditoria e per il nostro futuro economico.